Ben ritrovati a tutti qui su Emilia Romagna Meteo da Andrea Raggini. La situazione meteorologica nei prossimi giorni non vedrà ancora l'arrivo di una alta pressione in grado di portare un periodo di bel tempo e quindi un tempo stabile. Infatti la giornata di martedì vedrà instabilità specialmente a ridosso del corso del fiume Po, quindi al confine con la Lombardia, specialmente tra Piacentino e Parmense, ma nel pomeriggio qualche colpo di tuono, quindi qualche temporale atteso anche sulla pianura ferrarese, localmente di forte intensità, fenomeni isolati ma localmente di forte intensità. Altrove avremo cieli per lo più poco nuvolosi, con temperature in calo sull'Emilia occidentale, massime anche sotto i 26 gradi, mentre arriveremo ancora a sfiorare i 30 gradi sulla Romagna e su parte del Bolognese, questo a causa della ventilazione decaduta dall'Appennino. La giornata di mercoledì inizierà con maggiori addensamenti lungo il corso del fiume Po, altrove schiarite più ampie. Rovesci e temporali attesi nel pomeriggio proprio sulle pianure al confine con la Lombardia tra Piacentino e Parmense, ma anche sul resto del corso del fiume Po, quindi fino al Ferrarese. Le temperature continueranno a scendere sull'Emilia centro-occidentale, mentre saranno ancora prossime 28-29 gradi sulla Romagna. Il calo termico anche in Romagna arriverà giovedì, quando l'instabilità aumenterà proprio tra l'Emilia orientale e la Romagna. Nel pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali da valutare se con fenomeni intensi. Calo termico che arriverà quindi giovedì, con temperature in calo anche in Romagna di 4-5 gradi, ma già venerdì è atteso un aumento delle temperature. Però la stabilità del tempo sarà ancora lontana, infatti venerdì, dopo una prima parte di giornata bella, potrebbe ripeggiorare da ovest tra il pomeriggio e la sera con l'arrivo di qualche rovescio temporale. Il weekend al momento si preannuncia molto incerto. La giornata di sabato potrebbe essere anche in gran parte soleggiata, ma proprio tra sabato e domenica l'arrivo di ancora ventilazione da sud-ovest, quindi venti umidi, potrebbero determinare l'arrivo di nuovi rovesci. Almeno fino a domenica 16 giugno non si vede quindi un'alta pressione in grado di portare un periodo stabile nella nostra regione. Le temperature, dopo il calo di giovedì su tutta la regione, torneranno a salire, quindi saranno spesso in media, sotto media per qualche giorno, solamente sull'Emilia centro-occidentale. Qualche accenno per la prossima settimana: si vede una prima parte della prossima settimana con un netto aumento termico, quindi potremmo andare incontro alla seconda ondata di caldo di questa stagione. La prima è stata in realtà sopportabile, vedremo come sarà questa. Comunque andremo incontro a un netto aumento delle temperature, ma la stabilità ancora sarà probabilmente lontana, ma ne riparleremo nel prossimo appuntamento. Continuate a seguirci qui sul canale YouTube, mi raccomando, seguiteci, quindi cliccate il tasto iscriviti, è gratuito e non perderete nessun aggiornamento meteo. Da Andrea Raggini è tutto, buon proseguimento di giornata da Andrea Raggini.